a tutti, bentornati nel mio canale. Io sono Miss Giulia e questo è un video in collaborazione con il sito Cobiz. Per chi si fosse perso l'unboxing del sito di Cobiz, ve lo linko nella i di informazione. Ho preso davvero tanti prodottini, se non ricordo 15 prodottini, ho scelto appunto dal sito. Ho preso sia qualche stampo per quanto riguarda la resina per andare a sperimentare, e infatti vedrete presto anche un video in tematica appunto con la resina. E adesso invece andremo a testare tutti i prodottini scelti in acciaio dal sito di Cobiz. Io ovviamente mi sono sempre trovata benissimo con la loro minuteria, e quindi vi mostro cosa ho scelto e cosa andremo a realizzare oggi. Questo è il primo articolo, sono dei connettori, ne sono presenti 4 all'interno della confezione, con la Madonnina, due fori, uno sopra e uno sotto, e il retro è sempre decorato. Sono in acciaio e in colorazione appunto oro. Poi il secondo prodotto che andremo ad utilizzare è questo qui. Sono 10 croce fatte sempre a connettori, sempre in acciaio e sempre dorate, e hanno appunto il foro. Un attimo che il telefono mette a fuoco ed eccole qua. Andremo a creare un semplice braccialettino. Non è nulla di complicato, è un tutorial davvero molto semplice, un braccialettino semplicissimo che ho visto all'interno di una gioielleria. Me ne sono follemente innamorata di questo braccialettino e quindi adesso voglio riprodurlo con materiali in acciaio, perché quello che ho visto appunto in gioielleria non era un materiale adatto per la mia allergia. Quindi, oltre a quei connettori, vi servirà anche una catena sottilissima, sempre fatta in acciaio, e poi andrò ad utilizzare anche questi chiodini con il terminale ad occhiello, sempre in acciaio. Come primo passaggio, ho tagliato questi 4 segmenti di catena, ed eccoli qua. Sono all'incirca 2 centimetri la lunghezza. E poi vado a realizzare con un nuovo chiodino, ed eccoli qua. Con il chiodino vado ad inserire il mio cipollottino sopra per andare a realizzare l'occhiello anche dall'altra parte. Ovviamente piego il filo, lascio la distanza di almeno di quasi 1 cm e taglio il filo in eccesso. Sempre con la pinza a punte coniche vado a realizzare l'occhiello anche dall'altra parte. Prendo un'altra pinza e vado ad aggiustare i due occhielli nella medesima direzione. E questo è il primo. Ne vado a realizzare altri 2 ed eccoli qua. E adesso vado ad assemblare il bracciale. Prendo un anellino, mi sono dimenticata di dirvi gli anellini nei materiali. Gli anellini sto utilizzando sempre questi qui in acciaio e sono da 4 mm, e il filo è da 0,7. Così sono molto sottili. Inserite un anellino in un'estremità appunto del segmento di catena e poi l'altra estremità del segmento di catena la infilate sempre all'interno dell'anellino, in questo modo, e chiudete appunto l'anellino. Vado a fare la stessa cosa anche con l'altro, quindi prendo un altro anellino. Questo è il risultato. I 2 segmenti, ho messo appunto gli anellini e poi ovviamente ho realizzato altri cipollottini in questo modo. Adesso prendo la crocetta, inserisco all'interno della crocetta un anellino sia a destra e sia a sinistra, quindi prendo gli altri anellini. E dall'altra parte inserisco appunto il segmento in questo modo e chiudo l'anellino.
Adesso inserisco qui i cipollottini, quindi apro un cipollottino, lo inserisco all'interno dell'anellino. Riapro l'altra estremità, inserisco un altro cipollottino, riapro l'ultima estremità ed inserisco un altro cipollottino. A questo punto apro questa estremità, inserisco appunto l'anellino con il segmento di catena, prendo un altro anellino e infilo all'interno il segmento di catena, poi prendo un connettore con la Madonnina e chiudo. E questo è il risultato al momento. E adesso vado avanti appunto con altri cipollottini. Qui inserirò un altro anellino. Un cipollottino e chiudo. Fino ad arrivare a lunghezza desiderata per il proprio appunto polso. Rieccomi, ho realizzato esattamente due braccialettini. Questo è il primo che abbiamo realizzato insieme con tre cipollottini, la catenina, la Madonnina dall'altro, invece poi catenina e crocetta. Due cipollottini per lato e poi un moschettone e quattro anellini di quelli appunto da 5 mm ed è perfetto per il mio polso. Io non mi piacciono i braccialettini che vanno belli aderenti al polso, non mi piacciono che restano morbidi, quindi li ho realizzati aderenti per il mio polso. Invece il secondo braccialettino è realizzato appunto con la crocetta, un cipollottino alla Madonnina, un cipollottino catenina e un altro cipollottino. Invece dall'altra parte tre cipollottini catenina, cipollottino e moschettone, ovviamente sempre con l'anellino quello da 5 mm, sia da questo lato come estensione di catena e sia qui per collegare appunto il moschettone. E questi sono i due braccialettini appunto realizzati con i materiali scelti dal sito di Cobiz. Oltre a questi ho realizzato anche degli orecchini davvero semplicissimi con questi componenti. Questi sono appunto dei pendenti per coppia o per amici, e in modo da, vedete, sono fatti in questo modo. Due pendenti che poi si dividono e ognuno poi ha il suo componente da mettere o sotto gli orecchini oppure con una collanina. Io ho realizzato gli orecchini in questo modo, come dicevo prima, si dividono e ognuno può indossare un singolo orecchino oppure anche la coppia, perché no? Gli orecchini sono anche molto carini questi perni, li ho scelti sempre dal sito di Cobiz. Questo è il codice, questi sono i pernetti sempre in acciaio e sono davvero molto molto carini. Eccoli qua. Questo invece è l'altro. Carinissimi. Ragazze, il video termina qui. Spero che queste piccole pillole, idee creative siano di vostro gradimento. Lasciatemi un commentino e un like. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!